Proverei a aggiungere il cerchio qua. Boh. Molto, 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 molto strano. Molto, molto strano. Ciao. Hanno perso, sto cercando. Sto comunque cercando Crib. No, ho sbagliato. Sto comunque cercando Crib, il guardiano. Chissà dove è andato. Che vuoi? C'è un tunnel sottoterra. Dice la madre natura che fa tunnel per collegare tante le zone. La criba ne sa qualcosa. Gli altri messaggeri ne sanno di più, ma nessuno sa dov'è. That's a problem. Andiamo di qua. Piace andare in giro con questo qua. C'è una doppia foresta, più o meno praticamente tutto. Andiamo qua. Dobbiamo andare. Questi stanno in cielo. Un uccellino qua sotto. Uccellino ancora qua sotto. Uno è nell'angolo qua in basso. E ok. Un altro nell'angolo opposto a questo. Sono due uccellini attaccati adesso. Compreso l'uccellino adesso. Era qua. Uno era in questo albero di qua. I tre uniti, vero? Uno, due e tre. E serve un ultimo. Ecco qua l'altro uccellino che credo sia all'angolo di questo campeggio, vero? Yes. All'angolo di questo campeggio vuol dire che l'ho messo qua. Da qua. Questi quattro uccellini. E volano via. Utilissimi, insomma. What? Ah, a nord-est dell'albero. A nord-est, ok. Altro? Solo questo, ok. Aspettiamo. Ah,
ciao, Chris. Dicendo che la madre natura scopisce molto lentamente, molto silenziosamente. Sto cercando di smerciare il lavoro, dicendo che se abbiamo trovato nei nostri viaggi qualcuno che gli piace guardare gli alberi, qualcuno che ha bisogno di un lavoro, vuole già perdere. Cioè, abbiamo chiesto dove sappiamo dove è il vulcano, mi ha detto non si ricorda, forse può chiedere alla natura. Il vecchio guardiano ha chiesto, sta insegnando a Crib Tritong la lingua degli alberi. Abbiamo parlato la lingua degli alberi, ha detto che un'ape e una stega, qualcosa riguardante un'ape. Ah, un albero e un... disse un albero che aspira. Magari possiamo grattarlo. Si disegna qualcosa per ricordarci, vediamo che cosa è passato. Un albero che aspira. Ok, nel senso, può smettere di nascondersi. L'albero è qua comunque, a casa. Devo trovare un albero che aspira. Lui aspira, forse? Ehi, cioè, da sport. Però. Assomiglia proprio a questo. Ah, eccolo lì. Eccolo lì. Facile se è così. Quello sopra. Ha provato a... aspira provando a grattare. Gli alberi stanno bloccando il buco perché è troppo difficile da muovere. In effetti sembra un albero disperato. Ehi, aspira, grattami. Esatto. Sembra proprio un albero che urla. Allora. Ha smesso di urlare. Ok, grazie amico. Altra caverna. Il problema rimane. Dove si va? Non si collega a nessuna parte. Niente. Dai. Se no non ci siano tante strade, quindi la singola. Buio come la morte. Buio per vuole leggerlo. Ma bisogna raggiungere la torcia. Raggiungiamo la torcia. Buio come la morte. Probabilmente a YouTube non si vedrà niente, è tutto buio. C'è una torcia che si da qualche parte, cioè come. Prendila su. Accendiamo tutte le candele che ci sono in giro. Accendi. Accendi. Non si fa in fretta almeno. Ok.
5. Montagna e via. 1, 2, 3, 4, 5. Devo accendere tutte le torce. Uno, due, tre, quattro, cinque, la montagna è lì. No, aspetta. Non è finito, guardate tutto. Adesso che è tutto illuminato. Illuminato un barolone. Sono un'entrata e un'uscita. Il fatto che tutti si collegano per tutte praticamente, sì. Ritorno al centro. Uno, due, tre, quattro, cinque, la montagna è lì. Un po' buio. Uno, due, tre, quattro, cinque, la montagna. Ah, ok, ho capito. Uno. Il numero di torce che ci sono. Uno. Due, quattro e cinque. Uno, due, per il buco. Carino. Tanto che non cade al centro del vulcano. Boh, mamma mia. Sono morto. È un tunnel segreto. Abbiamo un visitatore. Deve dirlo a Tumbro. Anche no, grazie. Una cassa rotta, vecchia. Meglio non aprirlo. Strani contenitori che sono di cibo. Gli scaffali. Sembra una scopa che sembra il vecchio. I baffi del vecchio guardiano. E niente, andiamo su. Chi è sto coso? Qui siamo. Andiamo in una zona vulcanica. Oddio. Ciao. Chiamo al lussuoso lava lodge. È un hotel praticamente. Battevi. Ah, sono bloccati da una roccia che non gli fanno arrivare niente. Ho provato a spingerla, a romperla, a chiamarla con nomi cattivi, ma non si è rifiuto di nuovo a offenderla. Anyways. Hai letto mai il gemello che è i miei fratelli? Che sei qui. Ci ha presentati che siamo all'hotel e quindi vediamo che ci prenderanno cura di noi. Guardo in giro, ma non toccare niente che sciolto, che bolle.
No, micrófono, prácticamente.